Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Guardate un po' qui, oggi ho un nuovo pacchetto da mostrarvi e qui dentro ci sono i nuovi materiali che mi serviranno per imparare un'altra tecnica nuova di quest'anno. Questa tecnica l'ho adocchiata già diverso tempo fa, saranno circa un paio d'anni, ma non ho mai avuto il coraggio di provarla. Quest'anno, ovviamente, dato che è l'anno in cui proviamo a fare tutto, non potevo non provare a fare anche questo, quindi ho preso tutti i materiali sul sito di Craspy. Craspy è un sito che conoscete già, ve l'ho già mostrato un sacco di volte. Craspy si occupa soprattutto della vendita di stampi per la cera lacca, stampi in silicone, stencil, scrapbooking. Ha sempre un sacco di offerte attive, quindi settimanalmente, se andate lì, ci sono sempre materiali nuovi e offerte nuove. Basta andare sulla home page e proprio davanti ci sono tutte le offerte del momento. Se volete in più potete aggiungere anche il mio codice sconto e ve lo lascio sia qui che giù nell'info box, insieme a tutti i link dei prodotti che vedrete oggi nell'unboxing e ovviamente a tutte le informazioni di cui potete aver bisogno. Ma direi di non chiacchierare ancora e andare subito a vedere che cosa c'è all'interno del mio pacchetto. Allora, incominciamo dalle cose più semplici, diciamo, che non vi fanno scoprire subito che cosa ho in mente di fare questa volta. Anzi, vediamo se indovinate prima di guardare il video. Scrivete sotto nei commenti qual è la cosa stavolta che ho in mente di provare. Vediamo. Ah, questa è una cosa che mi serviva, ma non c'entra niente con le cose nuove da fare, ed è questo cucchiaio che serve praticamente per sciogliere la cera lacca. Questo qui è di una dimensione un po' più grande rispetto a quello che avevo già, in modo da poter sciogliere una quantità maggiore di cera in un colpo solo, quando me ne serve un po' di più, ecco. E questo qui è appunto un cucchiaio per sciogliere la cera. Poi ho preso un kit con dentro un sacco di roba, ma proprio un sacco di roba. Ho preso questo perché prendere i materiali singoli sarebbe costato un po' di più, quindi ho preso il kit che c'era un po' di tutto, anche di più di quello che mi serve, però comunque avrei risparmiato, quindi ho optato per questo. E poi per ultimo vi faccio vedere quel prodotto che vi farà capire al 100% che cosa devo combinare stavolta. Come sempre, tutti i prodotti arrivano dentro il sacchetto, che è perfettamente protetto dalla carta, la Pluriball, e poi ogni prodotto è separato da questi sacchetti richiudibili, riutilizzabili, che sono una cosa meravigliosa, io li uso per tutto. Allora, ritornando al kit, dentro il kit c'è nappine, queste nappine super colorate di tutti i colori, ce ne sono dentro un bel po', questi qua sono tutti i colori, poi ovviamente sono ripetuti un sacco di volte, quindi dentro ci sono un sacco di nappine. Ci sono degli stickers, questi stickers sono dorati e sono più piccolini di quelli che mi immaginavo, pensavo che fossero grandi un po' di più, ecco, e sono in diverse lingue, inglese di sicuro e poi un'altra lingua che non riesco a decifrare. Glitter di tutti i colori, queste sono più pagliuzze che glitter e volevo proprio queste, di tutti i colori, sia fluorescenti, argento, oro e altri colori un po' più tenui, ognuno diviso nella sua scatolina. Ve ne mostro uno così capite, ecco qua, ognuno diviso nella sua scatolina. Poi qui c'è ancora decorazioni, questa volta ci sono due decorazioni di questo tipo, questi sono dei fiorellini, qua ci sono foglie oro, foglie argento e foglie rame. Avete già indovinato che cosa sto per fare, perché le ultime cose che vedete probabilmente incomincerete a capire veramente di cosa sto parlando. Allora, questo sacchettino contiene semplicemente dei guanti. Questo vuol dire che questa cosina qua va fatta assolutamente con i guanti indosso.
Altro super suggerimento che è contenuto in questo kit sono questi strumentini qua, e più precisamente ci sono delle pipette, dei cucchiaini per poter mescolare il prodotto, ed infine questi che sono degli altri guantini da utilizzare solo sulle dita. Ultima cosina che è contenuta in questo kit sono questi stampi in silicone, e se non avete indovinato adesso, con il prossimo per forza dovete indovinare. Di questi stampi in silicone sinceramente me ne piacevano la metà, però erano dentro il kit e quindi non potevo sceglierli. Allora, quelli che mi piacciono di meno sono queste forme qua di strumento musicale, sono tutte strumenti musicali a corda, questo e infine questo. Quelli invece che mi piacevano e che ho intenzione di utilizzare sono la piuma e questi rettangolini qua con la parte già forata. Quindi adesso in teoria tutti avete già indovinato che cosa ho in mente di fare con quest'ultimo prodotto che ho acquistato, che è il terzo ed ultimo. Questo non fa parte del kit, dovete indovinare per forza perché praticamente è il prodotto principale, ed è questo set di resina e fossilica. Quindi adesso già sapete che cosa ho intenzione di fare, di sperimentare prossimamente. All'interno della scatola ci sono le due soluzioni che vanno mescolate assieme per indurire la resina. Adesso io non so bene come si usano perché ho visto tanti video ma non ho mai sperimentato. Non so se troverò difficoltà, non so se sono facili da utilizzare oppure no. Io so che la mia idea in testa è di provare queste cosine che avete visto, e soprattutto vorrei riuscire a realizzare qualcosa di bello perché ho un'altra idea in testa, però finché non sono sicura di riuscire a fare qualcosa di bello non vi dirò altro. Quindi io adesso passerò i prossimi mesi a sperimentare, a creare, ad usare questi materiali qui, e quando sarò riuscita a imparare o comunque a realizzare qualcosa di bello da mostrarvi, vi racconterò tutto. E niente, intanto se avete consigli da darmi lasciatemeli giù nei commenti. Vi ricordo che se volete iniziare con me queste nuove sperimentazioni, o se già lo state facendo e volete provare questi materiali, giù nell'info box ci sono tutti i link, il link dello shop, il link dei vari prodotti che avete visto oggi, che in tutto sono 3: il cucchiaino, il set di resine e il kit con tutte le decorazioni e gli stampini in silicone, e il codice sconto per risparmiare un pochino. Ve lo dico sempre, io non ci guadagno niente, ma se voi riuscite a risparmiare qualcosa io sono già contenta. E niente, con questo è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova idea che mi è passata per la mente, e niente, ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video, seguitemi su Instagram perché lì ci sono tutti i giorni, e niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!